I cigni hanno avuto la covata. Ecco, che carini, eh? La covata dei cigni. Tanti bei cigni. La mamma e poi il papà. Ecco. Cigni! Come va? Va bene, meno male. Sono contento. Qui al lago. E adesso ci rechiamo in quella zona di là. Ecco. Ok? Benissimo. I nostri cigni, che bello, eh? Mi metto qua. I nostri amici cigni hanno avuto la covata, eh? Sono contento, eh? Però giustamente il padre sta tranquillo, però giustamente dicendo cucciolini, i piccolini, i pulcini di cigno. Beh, benissimo cari amici, troppo bello questo inizio e si va adesso all'albero di là a continuare. E cari amici, immancabilmente in questo periodo abbiamo questo genere di video. Andiamo al lago, ma giustamente perché abitiamo nella zona dei laghi. Lombardia, abbiamo oggi il lago di Lugano. Siamo al confine con la Svizzera. E di qua quindi vediamo già le sponde svizzere. E cosa ci risalta? Oltre le belle cose che abbiamo visto, i cigni che hanno avuto i piccoli, ed è stato per noi già all'arrivo a Porto Ceresio, perché siamo a Porto Ceresio sul lago di Lugano, è stato un momento fantastico. Troviamo quei momenti difficili da osservare. In pratica c'è stata un po' di mareggiata, quindi i cigni che di solito tra i canneti hanno i piccoli, ecco che sono andati verso la zona invece del porto. Quindi abbiamo potuto osservarli da vicino. Non è sempre facile. Cioè, allora, sono docili. Comunque non è sempre facile. Allora, bello che poi le nuvole passano, pian piano si spazia al sereno, faranno su per giù 10:30 del mattino, tanto lavoro oggi pomeriggio, non è che non faccio nulla, meno male. Comunque, siamo sempre in attività. Veniamo al dunque. Importantissimi questi video, oggi sul lago di Lugano, Porto Ceresio, Gennaro Gelmini ovviamente, perché
Io cerco di stare più vicino alla videocamera, si sente meglio. E il pianeta Nibiru è utile da dire, sono cose importantissime. Ovviamente, come una funivia, avete presente la funivia che va con le corde, con le funi? Bene, oggigiorno ci sono diverse corde, diverse funi per far stazionare la cabina in un determinato momento, così entrano e escono i passeggeri. Una volta ciò non avveniva. Una volta erano anche le cosiddette bidonvie, proprio dei bidoni. Si entrava dei bidoni perché erano a forma di bidone. Si entrava e, come anche sul Lago Maggiore, l'altro lago, si entrava velocemente perché la funivia non si interrompeva. Se si interrompeva solo per qualche causa tecnica. Quindi bisognava salire di volata. Appunto dicevano prima i bambini, poi gli adulti, perché il bambino magari così viene spinto un attimo perché era velocissimo. Cosa succedeva? E voglio far comprendere bene questa cosa. La funivia, nel momento in cui girava con questa enorme ruota, perché scendeva giù all'Aveno, poi andava al Monte Sasso del Ferro, come le montagne qui, chiaramente prendeva potenza in velocità e ruotava a più non posso. Perché proprio lì prendeva velocità? Perché c'era il giro della ruota, cioè praticamente come appunto il pianeta Nibiru, che prende velocità proprio in corrispondenza del perielio, cioè dell'avvicinarsi al Sole. Avendo il pianeta Nibiru una forte attrazione gravitazionale, comunque tutti i corpi celesti hanno dello spazio, no? Celesti hanno una forte attrazione gravitazionale, chiaramente avvicinandosi alla stella Sole, anche il Sole come anche la Terra hanno un'attrazione gravitazionale e quindi aumenta in realtà la velocità. In realtà al perielio, cioè un punto più vicino al Sole che poi avverrà tra Marte e Giove, tra i pianeti Marte e Giove, Nibiru comunque sta acquistando velocità nello spazio, è inteso che nello spazio non c'è attrito, quindi acquista velocità, magari un giorno comprenderemo anche poi l'attrito siderale, cioè quando i corpi nello spazio profondo, pure senza attrito, acquistano dell'attrito in maniera proprio a questi influssi gravitazionali. Ma è come le cose che bisogna imparare mano a mano. L'umanità non ha ancora imparato tutto dell'universo. Appunto, questi contatti che ho avuto mi hanno dato questa possibilità di sapere. Il punto qual è? Che ci accorgiamo che all'estero sono più avanti di noi su questo argomento Nibiru. Ma non che dobbiamo, noi ne sappiamo di meno, noi ne sappiamo per i contatti, grazie ai contatti. Invece cosa succede? Che qua, per esempio, nel 2018 delle notizie hanno sciolto quello che era Nibiru, invece assolutamente sbagliato. Perché? Perché dopo un mese e mezzo hanno rettificato, no, Nibiru esiste. Dopo un mese e mezzo. Però le persone nel 2018, cioè un anno fa, hanno dato adito alle notizie iniziali. E nel 2018 in Italia quindi c'è stata una caduta della verità. Invece la verità è che appunto questo pianeta Nibiru assolutamente esistente, ecco che aumenta in velocità in base all'avvicinarsi alla stella Sole. E come si avvicina al Sole, si avvicina a tutto il sistema solare, transitando il perielio e pure vedremo perigeo, punto più vicino al Sole ma anche più vicino alla Terra, tra Marte e Giove nel sistema solare transiterà
a metà strada tra Marte e Giove, guarda caso nella striscia degli asteroidi, nella striscia interna degli asteroidi. Il punto qual è? Che è evidente che nei tempi remoti c'è già stato uno scontro lì. E poi c'è più distanza tra Marte e Giove. Cioè, notate le distanze tra i pianeti. La fascia degli asteroidi fa comprendere uno scontro titanico tra i pianeti. Quindi era in realtà ai tempi remoti pianeta Nibiru contro Tiamat. Da Tiamat poi è nata la Terra, la Luna, perché si è spostata. La scienza guarda quello che vede, quello che osserva. Noi guardiamo per contatto con queste creature extraterrestri, perché l'universo è interamente abitato, addirittura è abitato nelle profondità dei pianeti, quindi pianeti che possono non essere abitati all'esterno, sono abitati all'interno, dove c'è acqua, luce e calore tramite il magma che c'è anche in questi pianeti, guarda caso negano sempre altri, le creature lo sanno, negano il magnetismo a volte per alcuni pianeti, invece c'è sempre un'attività del pianeta stesso. Quindi vediamo per esempio delle trasformazioni sul pianeta Marte, in realtà sono dovute all'influsso del pianeta Nibiru. Hanno trovato dei piccoli terremoti sul pianeta Marte. Cioè, in realtà questo pianeta, cioè Marte dicono perché si sta raffreddando. Allora, in realtà è proprio dovuto all'avvicinarsi del pianeta Nibiru. Il pianeta Nibiru, noto anche come Planet X, e qua siamo al confine. Ed è il confine tra gli stati, quindi tra l'Italia e la Svizzera. Le sponde che vedete sono le sponde svizzere. Oggi un po' così, un po' frastagliate, però il cielo si sta mettendo molto bene, quindi siamo contenti veramente di questa giornata. Calcolo un po' il tempo quando vado nei posti, ma bisogna anche calcolare la velocità del vento, perché si supera gli 8 km orari, adesso abbiamo il vento a 6 km orari, se supera la velocità di 8 km orari, arriva a 10-12, fa rumore nella videocamera. Poi sto vedendo di fare una specie, una sorta di primo piano americano, poi arriva fino a qua, prendo un po' di più, però vedete, taglio sulle scarpe, ma notate, si dovrebbe, poi verificherò a casa quando monterò il video, si dovrebbe sentire assolutamente meglio. Perché? Perché sono quel passo più avanti. Però devo assolutamente stare che non supero sopra, perché l'altra volta poi sono dovuto andare all'Aveno due volte, perché in un video li ho agganciati, in uno si sentiva di meno, era un passo più indietro, in un altro era un passo più avanti, però poi arrivava qua. Ma torniamo a noi. Quindi queste situazioni è proprio come il confine tra ciò che era la conoscenza adesso e ciò che sarà la conoscenza domani. Ecco che conosceremo queste creature extraterrestri. Vedete, nei miei video le ho descritte pochino, ma è meglio conoscerle di persona, perché il diverso, la diversità, difficilmente, dicono sempre, ciò che è diverso sì l'accettiamo, lo teniamo in conto, bisogna vedere come. Cioè, ciò che è diverso solitamente viene sempre, non è detto, guardato di buon occhio. Sapete quando viene guardato bene? Quando lo si nota, lo si scruta, lo si scorge, lo si conosce di persona. Allora in quel momento notiamo realmente com'è tale cosa diversa. E in questo caso, come le persone
diverse da noi, ma abitanti di questo mondo, cioè diverse magari per cultura, per varie cose, no? La stessa identica cosa con le creature extraterrestri. Le creature extraterrestri diversi, ma io più che descriverli ve li voglio far conoscere. Naturalmente non in questo attimo, non in questo momento, però li conosceremo perché verranno sul pianeta Terra. È già una cosa buona, perché? Perché loro sono più avanti di noi, tecnologia, ma non solo tecnologia, anche a livello di società. Quindi ci daranno una grossa mano, perché la società moderna, sapete, è in crisi a livello proprio di società, di legami. Le famiglie crollano, quello è un dato di fatto, addirittura c'è qualcosa che tiene, questo qualcosa che tiene viene cercato di sempre di distruggerlo, quindi si va a minare sulle ultime cose che rimangono. Allora invece è bellissimo quando saremo insieme a queste creature avere quel legame. Ecco perché è meglio conoscere le persone. Se vi descrivessi qualcosa di completamente diverso, nel senso diverso da noi, allora più che altro immaginatelo, perché conoscere di persona vi dirà che bello, vi darà legame, no? Saremo abitanti dell'universo, saremo insieme nell'universo. Descriverli vi mancherebbe quel qualcosa. E infatti, a prova di ciò, vi do una piccola nozione di ciò, in pratica ho dovuto cambiare creature, nel senso le creature che 20 anni di divulgazione, 20 anni di divulgazione anche su cartaceo così, e poi c'è la parte anche di internet, 10 anni di internet, 20 anni di divulgazione totale, 10 anni di internet, poi documenti vari, cartacei, tutto, lettere, esposti, chi più ne ha più ne metta. Allora, torniamo al sodo. Quindi questo legame con le creature è buono proprio quando saremo a contatto, vedere proprio che quanto si rinsalda tutto ciò che si è perso. Vedere che tutto ciò si era disgregato per una sorta, come per dire, bene, così non andando bene niente, ma non, che senso ha? La società non deve essere una società di sfruttamento, deve essere una società che dice, bene, progrediamo insieme e vogliamo riuscire in ciò che facciamo. Nessuno indietro, perché che senso ha? Ma chi è straniero? Siamo abitanti dell'universo, l'universo infinito. Ed è qualcosa di sensazionale. Allora, avere questi contatti diretti ci porterà a grandi cose. Qua i campanili della valle fanno i loro orari. Adesso vedo se va ancora bene. Qua tutto a posto? Vediamo. Qua... sembra tutto regolare. Lo sentite? Sono vari campanili della Val Ceresio, la valle che porta a Porto Ceresio. E a volte suonano insieme, fanno una melodia un po' nuova, no? Una melodia un po' nuova, come i tempi nuovi che arrivano. Difatti siamo al confine tra Italia e Svizzera, ma non solo, siamo al confine dei tempi.
Siamo al confine dei tempi, cari amici. Questo è proprio l'essenza del discorso. E naturalmente, veniamo al dunque. Ovviamente questo video andava fatto anche in relazione a delle situazioni. Queste situazioni sono ovviamente questi eventi che vanno a continuare. Dico terremoti e dico naturalmente anche cadute meteoriche, sono successe poi le alluvioni. E quindi continuando c'è da dire appunto gli eventi. Abbiamo avuto un 7.2 gradi Richter in Papua Nuova Guinea qualche giorno fa, poi anche nelle isole Filippine sempre qualche giorno fa, perché oggi siamo al 10 maggio 2019 da Gennaro Gelmini, Porto Ceresio, al confine con la Svizzera. Ecco quindi un momento di confine, ma non solo tra due stati, per il mondo stesso e la terra stessa. Un confine tra quello che era e quello che sarà, la nuova conoscenza di ciò che sarà. Se prima abbiamo avuto, cioè fino adesso, una conoscenza a livello un po' il mondo com'era, a modo nostro, finalmente una conoscenza a livello approfondito dell'universo. E avverrà con l'incontro di queste creature. Queste creature che abitano poi all'interno del pianeta Nibiru. Come ci sono cavità all'interno del pianeta Terra, esistono cavità all'interno del pianeta Nibiru in cui abitano queste creature. Adesso, in questo momento, queste creature sono molto occupate da farci a farci visita e quindi vedo molti non riescono ad avere questi contatti. In questo preciso istante, mentre ed è così, ma allora cosa è successo? Sono riuscito ad avere contatti con altre creature che non agiscono nel momento, nell'adesso, ma prima e dopo. E queste creature sono libere da ciò che è il momento stesso di adesso. E appunto qual è il momento? Che avverranno nuovi eventi, sappiamo quindi c'è una casistica sismica, terremoti in aumento sulle faglie, e anche molto importanti, eventi molto importanti che porteranno quindi il mese di maggio 2019 a nuovi eventi, ovviamente, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, quant'altro. Abbiamo avuto anche poi le alluvioni, la siccità, alluvioni e ovviamente anche cadute meteoriche. Quindi eventi dal cielo, cadute meteoriche. In questi contatti notare cosa capita. Capita che una carta stagnola, una carta di alluminio per Varese, il giorno di San Vittore, 8 maggio, si trasforma in un messaggio. E guardate, cari amici, guardate. Ecco, sembra assolutamente Gesù e una pietra. Questa pietra come un meteorite. Ho avuto quel segno al 8 maggio 2019 e adesso siamo al 10 maggio 2019. È importantissimo portare avanti ciò che è la divulgazione. Quindi, ovvio, abbiamo avuto poi la notizia di flare solari in questi giorni che colpiranno la Terra.
proprio l'aumento dell'attività anche solare del Sole, della nostra stella, in relazione a cosa? All'avvicinarsi del pianeta Nibiru. Gli influssi gravitazionali provocano delle trasformazioni e dei flare solari in più. Quindi Nibiru agisce anche non direttamente ma anche indirettamente. E questo flare solare colpirà la Terra nei prossimi giorni. E oggi è il 10 di maggio 2019. È importantissimo star qui a discutere di ciò. Quindi abbiamo cadute meteoriche, come abbiamo aumento di sismicità, di terremoti sull'intero globo, sull'intero pianeta Terra. L'intero pianeta Terra che viene sconvolto da terremoti anche in posti che un tempo venivano reputati non sismici. Abbiamo avuto diversi terremoti, ma anche addirittura in Svizzera, ma anche in Nord Europa, in luoghi che assolutamente non erano sismici. E naturalmente Italia, vari terremoti fino a 3 Richter in questo periodo, e negli Stati Uniti, riconsideriamo la California con la faglia di Sant'Andrea e ciò che concerne, perché c'è tutta quella faglia negli Stati Uniti fino al Centro America, dal Sud America, e poi prende anche la zona Mar dei Caraibi, le faglie poi che convergono sul Messico e poi vanno verso gli Stati Uniti, California, poi entrano di nuovo nel mare, nell'oceano, e escono nuovamente verso la zona Alaska, Siberia, poi le isole vulcaniche russe, insomma. Allora, ovviamente, aumento sismico, ovviamente anche in Italia, come ovviamente anche negli Stati Uniti. Questo è risaputo perché stanno avvenendo queste cose. Non è che lo dico così. C'è un aumento di sismicità. Purtroppo le notizie che sempre ci danno normalmente sono quelle, bah, così cos'ha, ed è concluso lì. Invece c'è molto di più, cari amici, ovviamente. E quindi è importantissimo che si divulghi per la preparazione. La preparazione a questa sismicità, aumento sismico, aumento dei terremoti, possibilità appunto di cadute meteoriche, e comunque ce ne saranno. Ovviamente poi la Terra sta spostando l'asse terrestre si sta spostando, è ovvio che c'è qualcosa. Non è che l'asse terrestre, dicono, si sposta per motivi ambientali di inquinamento, ma allora si doveva spostare nel 1800 con la rivoluzione industriale, che c'erano tante fabbriche che consumavano carbone. E allora in quel momento, addirittura in certi luoghi, si viveva solo 30 anni, non per qualcosa, perché si respirava il carbone. Cari amici, questo allora doveva avvenire nel 1800 tutto ciò, cioè è proprio un confine. Oggi siamo il 10 maggio 2019, Gennaro Giulmini, un venerdì, è il confine non soltanto tra due stati, ma nella conoscenza della conoscenza. Arriveremo a nuova conoscenza. Ovviamente questo pianeta Nibiru è utile spiegarne adesso, perché aumenta consistentemente anche in velocità, perché si avvicina al Sole, aumenta in velocità, quindi è importantissimo spiegarlo. Ecco perché le cose avvengono in un solo giorno, perché la velocità di Nibiru aumenta molto in un periodo limitato. Quindi, 10 maggio 2019, Gennaro Giulmini, faccio un po' di panoramica, è inutile fare discorsi lunghi, spero comprendiate l'essenza del tutto. Da nuove nascite,
confine tutto, nuove nascite, poi tra Stati, Italia e Svizzera, come anche il confine della vita con una vita nuova. Io ho sognato dei rotoli, finivo un rotolo e il rotolo della vita, e ne iniziava un altro. Facevo anche un nome, beh, chi mi è caro, che mi stia vicino, in che senso? Bene vivere tutti insieme. E poi, beh, è evidente, è giusto avere anche una bella signora a mio fianco, però non tanto solo l'attrazione fisica, ma anche un'attrazione spirituale. Quindi ci vogliono le cosiddette anime gemelle, ok? Bene, panoramica con di tutto e di più. Ah, ecco il nostro aereo. Ma di là, dove era andato? Ma qua il bel lago. E siamo sul lago di Lugano. Qualche volta faremo anche le panoramiche di là. Adesso avevamo in mente di farlo di qua. E noi questi giorni stiamo andando assolutamente in questa zona sopra qua, tutta questa zona sopra, che di là poi c'è qua sul monte, di là, tutta questa zona sopra. E adesso ricominceremo da anche qua sul lago, questa qua, e poi andremo a fare i giri, però più che altro devo farli così, bene, devo divulgare di là, sono in Valcerese, ho a divulgare. Ciao cari amici da Gennaro Gelmini, al 10 di maggio 2019 siamo riusciti a dare il nostro messaggio perché lo riteniamo opportuno. Sicuramente.